Buongiorno a tutti, io sono sempre Vittorio88 e questa è una nuova puntata del mio moviblog. Allora, ho caricato una recensione stamattina che però avevo fatto ieri, che è quella del Cavaliere Oscuro. Anzi, mi scuso se non posso sottotono, ma avendolo fatta ieri sera ero un po' stanchino e niente, magari ero un po' più sottotono del solito, mi scuso. Spero che vi sia comunque piaciuta. Siccome però volevo lo stesso fare un video oggi, non faccio una recensione, ma volevo fare tardivamente uno speciale sugli Oscar. Sugli Oscar, gli ultimi Oscar, più che altro per fare una riflessione anche così personale, per vedere anche un po' cosa ne pensate voi. Allora andiamo con ordine. Dunque, quest'anno ci sono state alcune novità, soprattutto la novità più grande è stato l'ampliamento della categoria miglior film, dove sono state raddoppiate le nomination, da 5 sono passate a 10, una cosa che non succedeva dal 1944. Questo perché gli organizzatori, comunque l'Academy, ha voluto dare spazio anche a film che magari si trattava di documentari o comunque cartoni animati, quindi film d'animazione, che però avrebbero meritato comunque l'inserimento nella categoria. Per cui, per quanto riguarda allora i miglior film, erano candidati. Dunque, adesso leggo anche un po' perché non mi ricordo tutti. Dunque, The Hurt Locker, il film di Kathryn Bigelow, che è l'ex moglie di James Cameron. Avatar, naturalmente, sappiamo, è scoppiato un caso, il film dell'anno. Secondo me era una scelta un po' controversa candidarlo come miglior film, però vabbè. The Landslide, un film che secondo me non è male, è un bel film. District 9 di Neil Blomkamp, un film bellissimo. Scusate, The Blind Side di Jeremy Hancock, non l'avevo detto. James Cameron invece ha fatto Avatar, mentre Neil Blomkamp ha girato District 9, che ho già recensito, che ho trovato un film semplicemente spettacolare, meritatissima la candidatura. An Education di Lon Scherfig, che però non ho visto. Bastare senza gloria, ecco, poi avete da dire qualcosa anche quello recensito. Serious Man, quindi Bastare senza gloria di Tarantino. A Serious Man dei fratelli Coen, che ho recensito come secondo giorno movie blog, a me non è piaciuto. Precious di Rindegnas, che è molto bello, appunto con quell'attrice di colore grossissima, che anche lei, se non sbaglio, era stata candidata. Un film interessante, non era male. Up, ecco, Up è appunto un po' l'eccezione, che questo è un film che ho recensito. È un film d'animazione che però, e secondo me a buona ragione, è stato ritenuto degno di essere inserito nella categoria miglior film. E poi Tra le nuvole di Jason Reitman, che ho recensito tra quelli, il film con George Clooney, che a me è piaciuto molto, e ha vinto, come tutti sapranno, The Hurt Locker di Kathryn Bigelow. E ecco, io The Hurt Locker l'ho visto, non l'ho visto tra l'altro quasi, non mi ricordo se ieri, l'altro ieri, beh. È un film che a me è piaciuto abbastanza. Non so se, cioè, è bello perché racconta, non è che racconta la guerra, la storia di questo artificiere in Iraq, ed è molto personale. È un film sulla guerra. Sì, la guerra fa racconto, però è un film molto personale. A me è piaciuto, però questa vittoria incredibile, per l'amor del cielo, è anche bello che per una volta che abbia vinto una donna, quindi la prima regista donna a vincere l'Oscar, come miglior regia, è una cosa, è un evento storico, diciamo. Però io non mi è piaciuta molto questa cosa, che è stata vista come sfida. Io voglio dire, c'erano Avatar e questo di Hurt Locker, che avevano avuto molte nomination, e sembrava che tutti gli altri film fossero scomparsi. Cioè, c'era come se fosse questa gara tra James Cameron e l'ex moglie. Ora, io voglio dire, erano candidati film bellissimi. Per l'amor del cielo, Avatar, ripeto, mi è piaciuto tantissimo. Però è quel. Non so quanto si meritasse l'Oscar, per gli effetti speciali, per la parte tecnica sicuramente. Ma come miglior film, non lo so, io voglio dire, c'era Bastare senza gloria. Cioè, Bastare senza gloria non se l'è cagato nessuno, non è stato particolarmente considerato e non capisco perché, è un capolavoro assoluto. E a me è andato un po' fastidio che, cioè, sì, The Hurt Locker era un bel film, però mi sembra esagerato, mi sembra a dir poco esagerato che i due film più favoriti, che ormai si davano per scontato vincessero, ma anche mesi prima della cerimonia, fossero Avatar e The Hurt Locker. A me questa cosa mi è piaciuta molto. C'era District 9, The Blind Side, cioè c'erano film che meritavano sicuramente molto di più di Hurt Locker, a mio parere. Poi, per la miglior regia, c'era Kathryn Bigelow, appunto, che ha vinto per The Hurt Locker, James Cameron per Avatar. Lui era anche abbastanza stupito di aver vinto. Io non sarei stato così fiducioso in una vittoria, fosse stato lui, però vabbè. Poi Lee Daniels per Precious, e se lo sarebbe anche meritato, secondo me.
E il grande escluso, appunto, Quentin Tarantino per Bastardi senza gloria. Quentin Tarantino, un mio amico mi ha detto che agli Oscar non se lo cagheranno mai, e secondo me ha ragione. Più che altro perché è un genio che non so perché non viene capito. Io Bastardi senza gloria gli avrei dato tutto, cioè proprio gli avrei consegnato la borsa con le statuette. Poi, miglior attrice protagonista, ha vinto, miglior attore, scusate, protagonista, ha vinto Jeff Bridges per Crazy Heart. Ci sta, cioè, sicuramente ci sta perché è giusto che abbia vinto lui. George Clooney era candidato per Tra le nuvole, Colin Firth per Single Man, film carino, non male. Morgan Freeman era candidato per Invictus, anche lì bravissimo Morgan Freeman. E poi c'era Jeremy Renner per The Hurt Locker, una buona interpretazione, però secondo me tra tutti questi giustamente si meritava Jeff Bridges, nella parte di questo cantante country anche un po' decaduto. A me è piaciuto molto, a me è piaciuto molto. Poi, miglior attore, non protagonista. Si sapeva, e su questo forse era l'unico su cui non c'era nessun dubbio, era Christoph Waltz, appunto il colonnello Hans Landa di Bastardi senza gloria. L'Oscar glielo si poteva dare a occhi chiusi, l'anno scorso invece ha vinto appunto Heath Ledger. Si era discusso molto sul fatto, ma glielo danno solo perché è morto. Secondo me se lo meritava, a prescindere dalla sua condizione di vivente o non vivente, però. E anche qui Christoph Waltz, io mi sarei indignato se non glielo avessero dato, mi sarei incazzato come una mina perché è stata, credo, l'interpretazione più bella nell'ultimo anno di sicuro che io ho visto. Poi, Matt Damon per Invictus, ma Matt Damon è stato bravo per Invictus, però è un po' lì, nel senso, secondo me, contro Christoph Waltz non c'era proprio storia. Christopher Plummer per The Last Station, Woody Harrelson per Oltre Regole, ecco, l'unico per cui secondo me gli unici due che se la potevano gareggiare veramente, cioè diciamo Christoph Waltz se lo meritava, ma se lo sarebbe meritato anche l'ultimo di questi candidati, che era Stanley Tucci per Amabili Resti, film che ho recensito, l'ho già detto, un film spettacolare, a me è piaciuto tantissimo, e Stanley Tucci era la colonna portante di quel film, e se la sarebbe si sarebbe meritato. Poi miglior attrice protagonista ha vinto appunto Monique per Precious. Miglior attrice non, scusate, no, miglior attrice non protagonista Monique per Precious. Poi c'era Penelope Cruz per Naima, l'interpretazione non mi è piaciuta. Vera Famiglia, scusa, Vera, sì, buonanotte. Vera Farmiga per Tre Nuvole, brava, brava, ma non, secondo me non do Oscar. Maggie Gyllenhaal per Crazy Heart, se lo sarebbe meritato. Secondo me se lo sarebbe meritato. E Anna Kendrick sempre per Tre Nuvole, ecco, addirittura Tre Nuvole ha avuto un sacco di candidature. Miglior sceneggiatore originale, no, scusate, miglior attrice non protagonista ha vinto. Buonanotte. Scusate, la miglior attrice protagonista è stata Sandra Bullock per The Blind Side, meritatissimo. Poi vabbè, c'erano Meryl Streep per Julia e Giulia, Gabon e Sidai per Precious, se lo sarebbe meritato anche lei, Helen Mirren per The Last Station e Carey Mulligan per An Education. Poi, per la sceneggiatura originale c'era, ha vinto Mark Ball per The Hurt Locker, The Hurt Locker ha vinto tutto. C'era Quentin Tarantino, ripeto, io l'avrei dato a lui. Alessandro Kamen e Oren Moverman per Oltre le regole. Joel Leigh Tancone per A Serious Man. Meno male che non ha vinto, ma a me non è piaciuto. E poi, sempre per la miglior sceneggiatura, c'erano Pete Docter, Bob Patterson e Tom McCarthy per Up. Poi, per miglior sceneggiatura non originale, ha vinto Jeffrey Fletcher per Peach Precious, poi erano candidati Neil Blomkamp e Terry Tatchell per District 9. Era candidato in The Loop con Jess Armstrong, Simon Blackwell e Arnaldo Lannucci. E poi c'era sempre Jason Reitman per Tra le nuvole. Miglior film straniero ha vinto Il segreto dei suoi occhi. E miglior film d'animazione, naturalmente, Up. E poi vabbè, ci sono tutti quei premi per il trucco, se non sbaglio, ha vinto. È strano perché Avatar ha vinto pochi premi tecnici, effetti speciali, però ecco, per il trucco non ha vinto Avatar, ma ha vinto Star Trek. Io Star Trek, quello di J.J. Abrams, l'ho visto, bellissimo, veramente bellissimo. E no, scusate, ho un po' letto effettivamente, ho cercato di dare un parere, ma logicamente non potevo ricordarmi tutto. No, però niente, secondo me, a me questa cosa di che anche i pronostici avessero già dato per vinto The Hurt Locker o Avatar, mi è dispiaciuto, perché comunque c'erano film come Tra le nuvole, Bastardi senza gloria, Precious, che si sarebbero meritati un po' di considerazione in più, ma molta considerazione in più, soprattutto Tra le nuvole e Bastardi senza gloria. Ma Tra le nuvole forse è già stato più considerato di Bastardi senza gloria. Bastardi senza gloria è stato letteralmente snobbato, non fosse per il miglior attore protagonista, però.
non protagonista, scusate. Allora, dunque, volevo lasciarvi con una richiesta, così. Allora, fatemi sapere se volete in un commento quello che pensate voi della cerimonia, quello che se condividete o non condividete le mie idee, se condividete lo strapotere che ha avuto gli Hurt Locker. E poi volevo sapere se tra questi film, a parte ovviamente lasciando stare quelli che ho già recensito, volete consigliarmi qualcuno a recensire, io lo recensirò. Quindi lasciatemi la vostra risposta in un commento e lo recensirò più presto. Ho finito il tempo a mia disposizione, spero che questo speciale, chiamiamolo così, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog. Ciao a tutti!